Buongiorno, sono Francesco Crivelli, sindaco del comune di Santofimio Maiella. Con il patto dei sindaci abbiamo realizzato un intervento da 50.000 euro per l'efficientamento energetico dell'edificio comunale e per la riqualificazione dell'illuminazione pubblica di un tratto di strada provinciale. Oltre a questo si aggiunge un importante intervento di un importo di 317.000 euro per la realizzazione di un impianto accippato che consentirà di riscaldare il comune e altri due edifici pubblici. È un intervento estremamente innovativo, il primo in Abruzzo, che consentirà appunto di riscaldare degli edifici pubblici attraverso un sistema di teleriscaldamento. A questa strategia si aggiungono anche altre soluzioni che stiamo adottando, prima fra tutto la possibilità di sostituire le lampade del nostro comune con delle lampade a LED. Per noi il risparmio energetico non è soltanto un'esigenza strutturale di bilancio, non è soltanto un accordo preso nell'ambito del patto dei sindaci, ma rappresenta una vera e propria finalità istituzionale, in quanto siamo uno dei quattro comuni completamente immersi nel Parco Nazionale della Maiella e pertanto il risparmio energetico, a nostro avviso, deve essere un marchio che ci deve contraddistinguere.